Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video Madame Glam. Allora, mi hanno mandato un altro pacchettino con altri quattro colori e sono questi colori prettamente primaverili estivi, come si può notare. E ho avuto per fortuna l'opportunità di utilizzare tre colori su quattro già, e ve li metterò in fondo al video. Uno di questi è questo qua che ho sulla mia mano destra ed è esattamente questo. Allora, cominciamo da lui, questo azzurro bellissimo, Fresh Me Up si chiama, e veramente è un colore stupendo. Come tutti i colori Madame Glam si stendono, che è una meraviglia, ma poi lo vedrete anche nei pezzi di video che vi ho messo più in là. E anche lui il verde Grassy Sassy, che per noi questi nomi sono decisamente strani e difficili da ricordare. Il verde anche lui, sempre belli corposi e sempre belli coprenti. Poi abbiamo questo lilla che si chiama Blissfully Yours. Che non so cosa vuol dire. È un lilla molto molto carino, veramente. Come vi dicevo, ho avuto l'opportunità di provarli questi tre che vi sto facendo vedere. E poi l'ultimo è il giallo, che dal tappo, come sempre nel tappo c'è una goccia di colore, e a differenza degli altri, non so se si può notare, questo giallo è un pochino trasparentino. Questo si chiama Tangerine Dream. E anche quando l'ho aperto, non so se si nota, sì, si nota che è un pochino trasparentino. Lo devo ancora utilizzare su unghie e devo vedere un attimino come risponde, perché in realtà poi quando l'ho steso sulla tip è così e non è neanche brutto, però è vero pure che la tip è bianca, quindi è coprente, cioè la tip ha già un suo colore e quindi sicuramente aiuta a che il colore si veda più pieno. Comunque lo devo utilizzare e adesso vi lascio alla stesura dei colori su tip, vi lascio alla stesura dei colori su mano e vi ricordo che nel video precedente che ho fatto sempre su Madame Glam, ve lo lascio in alto a destra, qui nelle schede, a fine video ho aggiunto una clip dove faccio vedere come si fa l'ordine su questo sito. Quindi, se vi può interessare, andate a guardare quel video. Vi ricordo che ho anche un codice sconto del 30%, Valentina M Nails, ma giù nell'info box c'è scritto tutto, c'è il link diretto nel sito. Al sito e c'è scritto anche il mio codice sconto. Quindi ringrazio di nuovo Madame Glam e vi lascio alla stesura.
Eccomi qua, allora questo è il Lilla Beautifully Yours e lo sto andando a utilizzare come colore sopra a una struttura in gel e quindi eccovi, questa era la prima volta che lo utilizzavo, ma non avevo dubbi che fosse come gli altri perché comunque la consistenza, la corposità è uguale agli altri, quindi sapevo già che sarebbe stato un successo. E quindi questa è la prima passata e questa è la seconda. Come dicevo nell'altro video, questi colori tendono ad autolivellarsi molto bene e non so quale sia la magia, ma anche su una struttura che non è perfettamente livellata, certo non parliamo di bozzi enormi o di avvallamenti enormi, ma di cose minime, magari da segni lasciati dalla lima o dalla fresa. Insomma, riesce a autolivellarsi già alla prima passata, alla seconda poi praticamente non si vede proprio più nulla. Quindi facilitano abbastanza anche la bellezza del risultato finale. Anche qui è la prima passata, poi andrà in lampada e questa è la seconda. E questo è il risultato finale dopo averle lucidate. Adesso invece con il verde Gressi stessi vado ad utilizzarlo proprio come semipermanente perché questa è un semipermanente, non è una ricostruzione né un refill, è proprio un semipermanente. Utilizzato come base sempre la loro perché ormai sarete anche stanche di sentirmelo dire, ma sto utilizzando solamente la base Sock Off di Madame Glam per tutti e anche per me quando mi faccio il semipermanente. E qui sto andando ad utilizzare appunto questo verde che è proprio un bellissimo verde, bello potente a mio avviso. Anche lui si stende molto bene. Non so se vogliamo considerare anche il fatto che c'era lo strato di dispersione della base, quindi anche con la dispersione non si è allargato, diciamo, non si è macchiato come potete vedere. E quindi ecco, se vogliamo considerare dei piccoli punti a favore. Ed ecco qua, anche qui terminato il lavoro e è piaciuto molto questo verde. E poi ci sono io, dove vado sulla mano destra a farmi il semipermanente, o come ho detto, utilizzo la loro base e faccio per mia comodità, ma lo faccio anche sugli altri perché mi trovo più comoda, a fare la prima stesura a smalto, dove chiudo molto molto bene le punte e poi andrò a fare quella specie di bombatura che in effetti tanto ci piace, ma è vero che il lavoro risulta più bello. Qui mi vedete girare la bottiglietta parecchie volte perché questo sta finendo. E a dimostrazione che è un prodotto che adoro e che uso tanto, sto cercando, se potessi strizzerei anche la bottiglietta, ma voglio finirlo fino alla fine prima di cominciare l'altro che mi hanno gentilmente inviato nell'ultimo pacchetto, nel penultimo pacchetto mi hanno inviato una nuova base, però voglio finire, proprio cercare di finirla fino all'ultimo, quella che già ho. E dopodiché vado in lampada. Ora il mignolo l'ho già fatto e per fare questa operazione, quando metto più prodotto, faccio un'unghia per volta perché sì, il gel è abbastanza consistente, ma non mi permette di mettere tanto prodotto e impedire che si possa
che possa colare verso le cuticole. Quindi, siccome non ero soddisfatta della seconda stesura, vado a darne anche una terza, in modo da autolivellare bene tutto quanto. E poi, come al solito, giro la mano per permettere appunto al prodotto di sistemarsi meglio e vado in lampada. E così faccio anche per le altre unghie. Nel medio indice e pollice ho fatto un po' di allungamento in acrigel perché non mi andava di accorciare le altre due, l'anulare e il mignolo. Non mi andava di accorciarle e allora ho allungato con acrigel trasparente. E poi sto andando a fare appunto a finire, chiamiamola così, la struttura con questo Sock Off. E poi arriviamo a lui, il Fresh Me Up, questo azzurro appunto bellissimo. Devo dire, lo sto portando anche adesso che sto parlando, mettendo l'audio a questo video. Mi piace moltissimo questo colore, è bello pieno, come vedete si stendono, che è una meraviglia. E mi piace, mi piace. Considerando che sto lavorando con la sinistra, questa volta sono abbastanza soddisfatta del risultato finale, della stesura del colore più che altro, perché ecco, io perlomeno con la sinistra non ho per niente manualità e faccio abbastanza fatica. Però devo dire che questa volta sono abbastanza soddisfatta. Vado a dare la seconda passata e poi andrò a chiudere, a fare le altre unghie. Mi sono fatta anche una piccola nail art sulle due unghie centrali e devo dire che sempre per essere con la sinistra, non so, quel giorno la mia buona stella era in vena e quel giorno, insomma, anche molto velocemente sono riuscita a farmi anche questi due fiorellini. Adesso lo vedrete, eccole qua. Questo è il risultato finale. Sono riuscita a farmi questi due fiorellini sempre velocemente, come faccio io con quel pennello, che aiuta molto. E questo è il risultato finale. Regalami un like se ti è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!